iniziamo. Bannos la League of Legends Story, nuova partita. Ma questa sono io? Possiamo creare il nostro personaggio! Io mica l'avevo capito che potevo creare una me! Pensavo fosse scripted. Posso creare una me! C'è la personalizzazione! Unexpected! Lui, lei. Ah, è bello che si può anche non specificare necessariamente. Acconciatura. Allora. Oh, guarda, c'è il taglio Federica. O metto il primo o se no il caschettino senza frangia. Però sono abbastanza anche per il primo con la crocchina. Tipo di orecchie. Oh, che carino! Che carina! Mi sa che metto le seconde, tipo di pelliccia. Questo è il colorito. Colore della sciarpa. Ah, ok, posso scegliere la maglietta. Colore dei capelli, fammi vedere. Ma che carina, vi giuro. Il colore degli occhi. No, vabbè, troppo cute. Riguardo velocemente come starei con. No, mi piacciono i più alti. Mi piacciono di più i capelli alti. Così. Così. Direi che è perfetta. La Mawina di Bundletail. La crocchietta è meglio. Sì, una iordina. Sì. Applica. Meno male che ci andava bene. Che bella questa immagine. Se l'avevo sbagliata, eravamo finiti. Vediamo un po' che succede. Oggi vi racconterò la storia della È principessa doppiato! coraggiosa Yotor. Sono Forse l'avete già sentita. Tutti a Bundle City la conoscono. Bundle City è un luogo incredibile, denso di magia. L'abbiamo costruita noi Yordle, riempiendola con i nostri sogni. Qui ogni Yordle può essere felice con l'aiuto dei propri amici. Sto piangendo. Ma all'epoca della nostra storia non tutto era perfetto. Questo paradiso venne corrotto e dilaniato. Chi è La nostra stato? Yordina viveva su un'isola ai margini di Bundle City, Gomitopoli. Gomitopoli! All'epoca conduceva una vita tranquilla. Le sue giornate erano scandite solo dalle lezioni di lavoro a maglia con il maestro Grants. E ore di chiacchiere in compagnia della sua amica Clover, sognando il futuro. Non poteva neanche immaginare le avventure che la attendevano. Beh, in realtà avrebbe potuto. È proprio così che è iniziata questa storia, col sognare in grande. Niente.
Siete pronti a far festa stasera? No, io piango, sono carinissimi. Sì! Ho detto, siete pronti a far festa stasera? Sì! Allora accogliamo sul palco la nostra ospite d'onore. Sono io, Spettabili Yordle, nonché Veigar. Hey! C'è Veigar! Vi presento la Yordle per cui tutti stravedono. La party planner del secolo. Ah, sono una party planner? No, forse non sta parlando di me. Ma soprattutto... Ragazzi, voglio essere presentata così comunque. La mia BFF del cuore in assoluto. Ok, non parla di me. Com'è che ti chiami? Ma come è che ti chiami? Ma se non siamo migliori amici... Maui. Benvenuta, Maui! Allora, fondiamo Best Friend Forever! Maui, woohoo! Io voglio comunque vivere in un posto così, dove mi vogliono bene così. Non funziona. Toc toc! Chi è? Ehi, Maui, sveglia! Ehi, Gramps, non deve vedere il poster! Oddio, guardate! Raccogli il poster tenendo premuto A. Ok, entra! Hai fatto di nuovo le ore piccole lavorando a maglia? Stavo solo nascondendo il poster della festa di oggi. Sicuro, dormigliona. Ah, stavo sognando. Guarda! Stavo sognando, forse. Mostrare il poster. Ah, Ozzy, il migliore organizzatore di feste di tutta Bundle City. Se ti preoccupa tanto per Grams, trovi il tuo poster. Perché conservarlo? È l'unico modo che ho per sapere cosa sta succedendo a Bundle City. Sì, la nostra isoletta è bella, ma non ti chiedi come mai fosse la prima volta nella secessione? Ah, ci sono tante avventure da vivere qui. Beh, se è l'avventura che cerchi, ho sentito che c'è un gatto volante nella radura del Remendo. Oh, Yubi! Puoi andare a indagare? Suppongo che dovrai correre in giro come una trottola. Ti sarei solo di intralcio, sai, la mia gamba. Neanche per sogno, adoro le nostre passeggiate. Va bene così, preferisco starmene qui a lavorare a maglia. Ho un problema a una gamba, mi sa. Ma sarò felice di ascoltare i tuoi racconti quando tornerai da questa avventura. Non preoccuparti, quando sarai pronta partiremo alla conquista di Gomitopoli. Aspettami qui, sarò di ritorno in un batter d'occhio. Ci vediamo. Ok, tornerò a lavoro a maglia. Ma vedete, ma non mi sembra di camminare. Boh, vabbè. Comunque questa è la mia stanzetta. Guardate quanto è carina la grafica del gioco. Ok, usa. Ah, il filatoio non sta funzionando come si deve. Prendi il legno dal forziere. Ok. Apri. Prendiamo il legno. Ripara il banco da base. Ok. Ripara. Mi serve il multiattrezzo riparatore. Premi per aprire... il più, così. Perfetto. Questo è il menu radiale. Qui puoi passare rapidamente da un menu all'altro. Premi l'icona per visualizzare l'inventario. Ok. Vediamo cosa c'è all'interno. Ecco gli oggetti del tuo inventario. Puoi equipaggiare alcuni di loro. Oggetti equipaggiati, ciascuno di loro ti rende ancora più eccezionale. Seleziona un nuovo equipaggiamento al tuo... Ok, prendiamo molti altri... Ah, ok, sono oggetti che teniamo tipo nella scelta facile, ok. Puoi anche scegliere di riporre gli oggetti nel liberare spazio. Li potrai recuperare alla cassetta della posta più vicina. Seleziona un oggetto e spostalo in questo slot. Molti attrezzo riparatore. Poi qua abbiamo un sacco di abilità distintivi. E via, ok, andiamo qua. Lavora. Tum, 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 tum. Finalmente è il momento di venire la giornata. Il lavoro a maglia. Ci serve la corda, quindi. Se abbiamo capito bene, si va... qua. Ah no, alla cassa. Alla cassa, ho visto c'era del filo. Quindi apriamo.
Ci prendiamo il filo, tutti e tre, e comunque anche la corda che sicuramente ci servirà. Oh. Crea. Eccoci qua. Missione completata. Un nuovo giorno. Ok, quindi qua ci abbiamo dei potenziati. Insomma, quando facciamo queste cose, i distintivi appunto vengono potenziati. Hai già trovato il gatto? Hai perso il gatto? Che carino, questo sembra Stefano. Aspetta, abbiamo un gatto? Oh, Grounds, credevo fosse qualcun altro. Spero non un gatto. Non sono così peloso. Comunque, ho una buona notizia. Siccome sei la mia allieva migliore, sono la tua unica allieva, Grams. Il tuo apprendistato di 101 anni sta per con... Eh? Quant'è che lavoro? Credo sia giunto il momento per te di tornare a Gomitopoli. Lo so, ti piace stare qui. E non vuoi rallentare nessuno, lo rispetto. Ed è per questo che ho usato la mia avanzatissima maglia da maglierista per confezionare questa gamba. Non sarò più il maglierista di una volta, ma ci ho messo tutto il mio cuore. Oddio, raga, ma c'è. Ma veramente abbiamo un problema alla gamba e ci ha appena aiutato. So che hai tante avventure davanti a te, non devi usarla per forza, ma voglio che tu ne abbia la possibilità. Gramps, non so che cosa dire. Se vuoi, possiamo riparlarne domani? Ci vediamo allora. Questa è casa tua? Wow, una gamba di maglia. Ah, l'equipaggio è la tua nuova gamba. Quindi vado qua. Eccola qua. Gamba. Ah, vedete, vedete, guardate, ma vado veloce adesso. Guardate, con la gamba nuova. Wow. Ok, da quest'altro menu invece si salva. Perfetto. Andiamo. Interagisci con la porta principale. Vai. Funziona, fantastico. Oh, guardate che carino il fuori. Clover rimarrà a bocca aperta. Parla con Whistok. Ok, andiamo. Ehi, Clover, finalmente sono riuscita di casa. Chi è questo Whistok? Ciao. Povera me, Whistok è proprio... Maui, che vedo. È bello vederti in giro. Oh, ciao, avete visto Clover? No, prova a chiedere a Frankel. Ok, andiamo via. Guarda quanto sono carini. Salve, la mia cliente preferita. Vuoi comprare dei giranote? In realtà sto cercando Clover. Quindi giranote non li vuoi o no? Va bene, era diretta verso il ponte della radura del Rammendo. Quello in rovina. Sarebbe ora che qualcuno lo riparasse. Oh mio Dio! E se si stesse facendo male, ragazzi? È un ponte in rovina! Andiamo a correre. Raccogli. Hai raccolto gomitolo. Questo? Questo ponte va decisamente sistemato. Yomi! Yomi! Incredibile! Quel gatto sta davvero volando! Ok, emozioni. Le azioni che esegui riempiranno le tue sfere delle emozioni. Più sfere riempirai con le tue emozioni, più punti abilità otterrai. Ecco questi punti abilità possiedi adesso. Uno. Fantastico. Ed ecco quanti punti abilità otterrai dalle sfere delle emozioni che hai riempito. Pochi. Riparare, costruire e creare oggetti, mangiare, completare missioni e vedere dei bei paesaggi farà riempire le sfere delle emozioni. Tuttavia, fare sempre la stessa cosa risulta noioso, otterrai meno punti emozioni per le azioni ripetute nel tempo. Quindi immagino che il ponte non lo posso riparare. O sì? Sono fortissima! Ho riparato il ponte. Radura del Rammendo. Ma con questi posso interagire in qualche modo. Ma guardate quanto è carino! Dov'è Yumi? Guarda. Che bello! Forse starmene chiusa in casa tutto questo tempo è stato un errore. Letteralmente io da quando è finito il Covid. Qui cosa possiamo fare invece? Ripara. Ah no, raccogli sempre. Raccogliamo un altro gomitolo. Ok, dobbiamo andare qua dentro. Questo è uno zaino da un maglierista! Ehi! Questa è la mia grotta dei pisolini! Puoi parlare?
Posso fare tutto quello che voglio. Dopotutto, questa è la mia grotta dei pisolini. Non è una grotta, è una casa che si trasforma in uno zaino. Ogni maglierista ne ottiene uno alla fine del suo addestramento. Un attimo, sei una maglierista? Allora fila qualcosa per me. Ah, così. Crea un nodo a farfalla. Nodo a farfalla, vai. Ora, fatto. Tieni. Ecco a te. Miau, mi piace, puoi restare. E cosa ti ha condotta qui? Ho una missione molto importante. Quella di trovare un posto dove dormire. Quindi non sei di queste parti? No, ho questo fantastico libro magico che mi guida nei miei viaggi. Che fortuna. Chi ha parlato? Il cencio più carismatico che si sia in questo zaino. Dove sei? Vediamo. Fuoco! Wow, c'è il libro su tutta questa immondizia. Fantastico, ora entrambi abbiamo un libro magico. Cosa? No, non sono un libro, sono dentro il libro. Ma è un calzino, stiamo parlando con un calzino. Sei un calzino? Sei uno yordle? Vedi come ci si sente? Scusa, non mi aspettavo di sentir parlare sia un gatto che sia un calzino. Qui sta diventando un po' troppo affollato per i nostri gusti, libro. Comunque, abbiamo importanti avventure da portare a termine. È stato un piacere conoscerti, maglierista. Chissà, magari ci rivedremo. Ciao, Yumi! Ciao, Yumi! E allora, che è successo? Qualche yordle mi ha infilato nel libro come una specie di... segnalibro! Non so nemmeno dove sia il mio compagno. Magari riusciamo a trovarlo se mettiamo a posto. Poi andremo a cercare Clover. Sei in grado di farlo? Eh? Gli yordle ottengono abilità trasformando le emozioni in esperienza. E tu come fai a saperlo? Non ero il segnalibro di un romanzo young adult, sai? Pagina 67, paragrafo 2. Qui dice che devo sognare. Ok. Mentre sogni, le emozioni che hai raccolto si trasformano in punti abilità, che puoi spendere per nuove abilità. Sognando farai anche avanzare il tempo. Ok, quindi mi stai dicendo che io devo dormire in una casa di non si sa chi? Va bene. Personalizza, posso cambiarmi. Ok, perfetto. Quindi comunque il design lo possiamo cambiare ogni volta che vogliamo. Sogna e salva. Ecco, vedete, 4 punti abilità abbiamo. È ora di alzarsi. Ora dovresti riuscire a fare un po' di pulizia. Ma guarda te! Perfetto, seleziona l'albero dell'abilità dal menu radiale. Questo è l'albero dell'abilità. Qui puoi ottenere nuove abilità e creazioni. Seleziona l'abilità pulizia in casa. Ok, sblocca. Congratulazioni, ora sai come pulire a casa e scoprirai altre cose dell'albero dell'abilità man mano che avanzerai nella tua avventura. Ora chiudi questa finestra e puliamo. Ma voglio vedere. Arredo casa... Poi, potenziamento della casa, feste dei maglieristi, vaso di fiori, portali a maglia. Quanti sono? Wow, sono tantissimi. Ok, puliamo. Oh, guardate che bel pulito abbiamo fatto. Finito, non c'è nessun altro calzino qui, mi dispiace. Ma troveremo il tuo compagno, te lo prometto. Ah, c'è Clover, la nostra amichetta. Sì, già meglio, vero? Questo è uno zaino da maglierista? Wow, Maui, ti ho cercato dappertutto. Sei venuta fino a qui a piedi? Gramps mi ha regalato questa gamba di maglia. Volevo farti una sorpresa, quindi sorpresa! Ma è fantastico, sei pronta per partire dall'avventura? Beh, ti sei già persa il gatto volante. Davvero? Già. Ho anche trovato un libro di distintivi Yordle. Vediamo, ma c'è un distintivo neopaglierista. Sono secoli che mi preparo per questo. Zaino dolce zaino. Questo è strano. Amicizia vera. Sono proprio io. Questi sono i distintivi da maglierista. Sono i più esperti, li posseggono tutti. Aspetta, ricordo che Ozzy ha lasciato qui la sua casa zaino quando se n'è andato. Forse è questo. Se riuscissi a sistemare tutto, Grams rimarrebbe senza parole. Beh,
Ora abbiamo un motivo in più per andare a parlare con Ozzy. Ha organizzato ogni festa, una festa per Ozzy. Non volevo dirtelo prima. Gramps non mi lascerà mai andare. Gramps non deve sapere tutto. Possiamo semplicemente arrivarci con un portale. Entriamo e usciamo. Un'avventura di 20 minuti. E poi forse Ozzy può aiutarci con i distintivi. Che ne dici? Sai che ti dico? Andiamo! Eccoci, ora succederà casino. Eccoci qua, il portale per Bundle City è dall'altra parte del ponte. Non riesco a credere che questo posto fosse un'attrazione degli Yordle. Già, persino il ponte è crollato. Ma poi perché Gramps ci ha isolato dal resto di Bundle City? Stai chiedendo alla Yordle sbagliata. Seleziona il menu del libro. Qui puoi vedere tutti i distintivi disponibili che hai scoperto. Scegliamone uno. Qui puoi vedere le iscrizioni distintive dei progressi. Ah, funzionano come gli stemmini quelli di Hollow Knight, che te le indossavi un numero e ti potenziava le abilità. Un piccolo passo per gli Yordle, un enorme passo per me. Finalmente un'avventura tutta mia. Speriamo solo che questi 101 anni di lavoro a maglia non siano invano. Ok, ecco l'elenco delle missioni disponibili. E qua puoi leggere una descrizione più dettagliata della missione attuale e vedere la ricompensa prevista. Ripara un ponte sul portale. Ok. Questa è la mappa dell'isola in cui ti trovi adesso. Qui puoi vedere tutti i posti interessati sull'isola. Nella prima scheda puoi vedere tutti i posti in cui la missione è disponibile. Nella seconda scheda puoi vedere tutti i personaggi che vivono sull'isola e la loro posizione. Nella terza scheda puoi vedere tutte le risorse che hai a disponibilità di raccogliere. Usando i pulsanti più o meno potrai ingrandire o rimpicciolire la mappa. Fai clic qui per vedere la mappa del mondo. Wow! Alcune isole non sono disponibili al momento, ma non preoccuparti, avrai l'opportunità di visitarle. Wow! Ci sono tantissimi posti! Questa è solo una delle isolette, dobbiamo ancora finire di vederla tutta. Allora, raccogliamo qua e raccogliamo. Ah, qui puliamo, giustamente. E anche qua raccogliamo. Allora, ripara il ponte. Questo abbiamo imparato a farlo, quindi non abbiamo problemi nel farlo. Ok. Gomito di sole. Nuova area. Raccogliamo e andiamo qua. Guarda, prima devo riposarmi. Siamo stanchi. Forse se provo a riposare qui non posso entrare. Come devo tornare dove ero prima? Tanto era qui accanto, no? E qui dietro. Esatto. Questo non ho ancora fatto, che cos'è? Le foglioline ci mancavano. Ok, vediamo se adesso mi ci fa interagire. Esatto. Vero, Octopox, anche io mi sento così. Anche io mi sento così. È super chill. Ecco il portale, raga. Ecco il portale. Uffa, tutti questi retroscena mi fanno sentire escluso. Wow, e quello chi è? È destro un calzino parlante che ho trovato in un mucchio di immondizia. È parecchio bizzarro. Già, già, il piacere è tutto mio. Detesto ammetterlo, ma Clover non ha tutti i torti. Meglio non attirare attenzione mentre siamo alla festa. E va bene, terrò il becco chiuso davanti agli altri Yordle. Grazie. Bene, ecco il portale. Andiamo! Che bello, raga, andiamo a Gomitopoli. Wow! Sembra che sia... che tutta Bundle City sia qui. Eccoci.
Un momento. Voi siete maglieristi? Stai calma, stai calma, stai calma. Sì. Siamo anche i suoi grandi fan, Ozzy. È bello incontrare degli Yordle dotati di buon gusto. Ma parlatemi di voi. Non vedo un maglierista da circa un secolo e più? Come sta Gramps? Sta alla grande. In effetti sono la sua apprendista. Quindi tu sei l'erede di Ozzy? Interessante. Ho quasi completato il mio apprendistato, in verità. Sembra divertente, almeno per un po'. Abbiamo trovato il tuo libro di distintivi. Volete un autografo, vero? No, non esattamente. Volevamo anche farti qualche domanda sulla tua casa zaino. Oh, l'ho persa tanto tempo fa. Fatene ciò che volete. Tra l'altro sono molto impegnato in questo momento. Ma un paio di zampe in più potrebbero farmi comodo. Per organizzare una sua festa? Sul serio? Siamo sicuri che Gramps approverebbe? Gramps disapprova quasi tutto, a parte l'insalata di barbabietole. Il lavoro a maglie è bello, ma non è esattamente roba da firma il mio poster. Non siamo mai andati d'accordo su questo punto, quindi se siete della sua parte non mi offendo. No, siamo decisamente dalla tua parte, Ozzy. Molto bene, allora veniamo all'aiuto di cui vi parlavo. Bisognerebbe dare una controllata al riflettore. Ci penso io. Cos'è questo posto? Il posto ideale per una festa, per quanto mi riguarda. Siamo all'albero dell'unità. Oltre alla vista panoramica, è un luogo fantastico per creare il filo portale e quant'altro. Ma scommetto che Gramps vi avrà già tediato fino allo sfinimento con questa roba. Passiamo subito alla parte divertente. Già, certo, so tutto di come si realizza un gomitolo. Come posso aiutare? Bisogna ancora preparare i fuochi d'artificio e controllare anche la musica e il buffet. Potete farlo in quest'ordine. Una volta finito, avete l'onore di caricare il portale. Ok, quindi nuova area aperta, albero dell'unità. Potenziato il distintivo. Bevo un attimo, raga! Credevo avrebbe avuto meno storia. E invece ne ha un sacco. Cioè, non credevo fosse guidato. E invece è molto guidato. Carino. Installa fuochi d'artificio. Tra l'altro, scusate, ma questi sono i miei amici, devo conoscerli. E cioè, un genere del male non può mangiare in pace? Ok. Tristana? Da chi è stata la geniale idea di farmi sedere accanto a Vegar? Tristana, girata di scatole, perché sa bene i danni che fa il signor Vegar quando stacca la Q. Lo sappiamo tutti. Va bene, comunque. La signorina Tristana era scocciata. Sono carinissimi. Allora, di tutto dobbiamo fare i fuochi d'artificio. Carica. Quindi, carica i fuochi d'artificio. Ta. Penelope. Ah, i fuochi d'artificio! Non li scambierei con nulla al mondo! Non li hai già visti milioni di volte? Sì, allora... Ozzy non cambia nemmeno l'ordine in cui gli spara. Sono sempre le stesse luci lampeggianti. Sei una noia mortale, Jasper. Penelope, io vendo oggetti di prima necessità. Gli Yord preferiscono quando sono noioso e affidabile. Ok. Controlla il fonografo. E parla con Gerbo. Questo è il fotografo, immagino. Lavora. Yes. Benvenuta alla festa, Tristana. Eccoli. Che significa tutto questo, Vegar? Cosa sta tramando? Cercavo solo di essere ospitale. Come vuoi, ma se ti stai architettando qualcosa, ti smaschererò all'istante. Vegar, cosa ci sta nascondendo, ragazzi? E parla con Gerbo. Gerbo è questo è il più bello, mi ricordo, non lo so, questo lo vedo esaurito come Federica. Questa sarà Federica, Gerbo. Questo, sì, lei, questa è Federica, proprio la faccia da Fede. Che c'è? Ozzy mi ha mandato a controllare il buffet. Bisogna servire un altro paio di piatti. Potresti farlo tu. Prendili dalla cassa, per piacere. Certo. Boh, Federica Gerbo. Federica Gerbo, ok. Apri. Allora, pagnotta semplice, zuppa di barbabietole e piadina. Hanno le piadine, ma siamo in Emilia Romagna! Allora, porta la zuppa dei barbabietole al tavolo degli ospiti. Ma l'ordine lo scelgo io. No, ok, già pagnotte, piadine...
e zuppa di barbabietole. Ragazzi, onestamente le piadine piacciono a tutti, raga. Ma chi è che non piacciono le piadine? Honestly, sono buonissime. Cioè, come si fa? Allora, fatto! Niente di rotto? Bene, sapevo che delegarti questa cosa era una buona idea. A me è sembrato semplicemente che non avesse voglia di farlo lui, non so voi. Ok, è tutto pronto. Ben fatto. Sai, mi ricordi me stesso. Prima che diventassi favoloso, ovviamente. Il vostro aiuto è stato prezioso. Come permesso, vi meritate l'onore di dare il via alla festa. Wow, davvero? Sì, ecco. E quello cos'è? Ah, delfino della da festa, bla bla bla, niente di interessante. Legatelo al gomitolo principale e il party può partire! Ok, Maui, non rovinare tutto. Perché ho paura che succede qualcosa di brutto adesso? Non lo so, ho questa percezione. Salve, Bundle City! So che lo dico ogni volta, ma la festa di stasera è molto speciale. Abbiamo due ospiti direttamente da Gomitopoli. Ho affidato loro l'incarico più importante, caricare il nostro portale. Non essere nervosa, non essere nervosa. Questo è tutto ciò che hai sempre sognato. So che mi avevi detto di tenere la bocca chiusa, ma capperi, quello sì che è un gomitolo ingarbugliato! Destro ha ragione, il portale non sembra essere affatto sicuro. Maui, rilassati, sono sicura che Ozzy ha pensato a tutto. Hai ragione anche tu. In fondo, cosa potrebbe mai andare storto? Gli Yordle della zona si erano riuniti per far festa. Ma stavolta non era una festa come le altre. Ozzy aveva promesso qualcosa di speciale. Eccoci, succede qualcosa. In realtà lui promette sempre cose speciali. Ma stavolta aveva concesso a qualcun altro l'onore di dare il via alla festa. A noi. Sembrava che la nostra eroina sapesse cosa fare. Dopotutto conosceva bene il lavoro a maglia. Ma poi... è esploso! Oddio! Iniziò a collassare. Risucchiò tutto l'entusiasmo. E anche un paio di Yordle sventurati. Ozzy. No! Anche la mia migliore amica! Quello non fu che l'inizio. Ne seguì una reazione a catena e tutta Bundle City collassò su se stessa. I ponti tremarono e crollarono. Abbiamo fatto un disastro! Qualcosa a Isola dell'Estro. Nessuno sapeva dire esattamente cosa, ma tutti lo sentivano. In quelle ore di terrore, Bundle City era fortunata ad avere me a sua difesa. Se mi batte, ma è Tristana che parla? Non perdo mai. È lei la narratrice! Se ogni tanto mi lascio prendere dallo sconforto. È Tristana la narratrice! Tutti. Ho iniziato salvando la nostra eroina. Così che potessi aiutarmi. Ma non come aveva aiutato Ozzy, non so se mi spiego.